Allora, eccoci al filmato dell'11 settembre. È stata una faticaccia, nel senso che già avevo le mie idee e alcune mie fonti, ma ho voluto, come sempre faccio, fare una nuova full immersion e ovviamente i dati sono aumentati di 1000 volte. Passato giorni a guardare filmati, a leggere tesi pro, contro, cospirazioni varie. Non ho la pretesa di aver letto tutto perché è impossibile, praticamente cresce ogni giorno questo materiale. Vi dico comunque, guardando tutti questi siti, ho capito in che vespaio mi stavo cacciando, perché ho notato che gli animi non sono molto sereni, si è un po' incazzati, è una cosa quasi ideologica, tipo a destra e a sinistra, anche se non è ben chiaro dove sta a destra e a sinistra in questa ipotesi. Vabbè, se vi dovete incazzare, incazzatevi, poi dopo vi scazzerete con calma, io dico semplicemente la mia opinione. La situazione è questa. La buona notizia è che tutte e due le parti, cospirazionista e anticospirazionista, sono assolutamente certe di avere ragione. La brutta notizia è che una delle due ha torto. E ironia della sorte, potrebbe anche darsi che tutte e due abbiano torto se c'è una terza via. Parlando del discorso, che è lunghissimo, io lo dividerei quasi in due parti a livello logico, anche se poi una sarà molto più grande dell'altra. Una cosa è cercare di capire perché. Perché immaginare un autoattentato? Cioè che la stessa America e o il Mossad, che comunque dovrebbe essere Servizi Segreti Israeliani alleato con l'America, dovrebbe buttarsi giù le proprie torri, i propri palazzi. Il secondo discorso molto ampio è invece di analizzare le singole anomalie, cercare di capire cosa possono nascondere questi misteri, se c'è una spiegazione per cui non è più un mistero e se invece è un mistero. E c'è una realtà alternativa, qual è questa realtà alternativa? Adesso diciamo qual è la versione ufficiale. L'11 settembre, un martedì mattina, un gruppo di dirottatori, tutti del Medio Oriente, c'erano sauditi, 15 sauditi, il grosso, quindi due degli Emirati Arabi, un egiziano e un libanese, decidono di fare un attentato, in pratica che avevano già progettato prima, ovviamente. L'attentato sarebbe, il progetto è questo, si dividono in quattro gruppi e ognuno di questi gruppi dirotta un aereo di linea americano, ovviamente siamo sul territorio americano. Questi aerei verranno poi fatti schiantare contro dei palazzi. Tre su quattro di questi aeroplani raggiungeranno l'obiettivo, e cioè le due torri gemelle e il Pentagono, l'altro, il quarto invece precipiterà in un campo sterrato in Pennsylvania e dove va a colpire sembra il Campidoglio, cioè quel palazzo che ospita il Congresso americano, quello che noi chiamiamo Parlamento. Altra cosa importante della teoria ufficiale è capire perché le torri sono crollate. Questi aerei che si infilano dentro le torri e incominciano a bruciare, il carburante era ancora in grande quantità perché i voli erano iniziati da poco, genera un tale calore da far entrare in crisi l'acciaio delle strutture portanti interne delle torri. Queste strutture, difatti, queste torri hanno una struttura tubolare. Idealmente, non è la stessa cosa, ma solo per farvi un esempio, è come immaginare una specie di torre Eiffel che è tutta d'acciaio in mezzo, intorno una gabbia metallica per evitare gli oscillamenti laterali e poi intorno, a differenza della torre Eiffel, un po' di cemento che però non ha funzioni importanti per creare un pavimento, un po' di mura intorno per evitare che la gente caschi di sotto, insomma. Ma in pratica tutta la struttura portante era in acciaio. Secondo questa teoria, il fuoco, che ha continuato ad andare avanti per diversi minuti, a temperature altissime, ha più che fuso, che è un po' esagerato, ma quantomeno ha fatto entrare in una situazione di plastificazione, di plasticazione, cioè diventa più morbido, ecco, no? Prima di sciogliersi, diventare liquido, incomincia a rammollirsi un po' e quindi a fargli perdere quella resistenza per reggere al peso di tutti i piani che stavano sopra alla zona del fuoco. Questi piani crollano quindi a un certo punto perché non hanno più quell'appoggio, sbattono sul piano successivo, quello seguente, quello sotto, e questa accelerazione, che fa aumentare il peso ovviamente come forza inerziale, fa crollare uno dopo l'altro tutti i piani e quindi c'è questo crollo verticale che ricorda, come molti hanno notato, certe implosioni controllate, certi crolli controllati dei palazzi. Secondo la teoria ufficiale, quindi, è stato il calore scatenato dagli incendi degli aerei a far cedere le strutture portanti in acciaio interne. Questa è praticamente la versione ufficiale in modo rapido. Diremo soltanto che la versione ufficiale, come appendice, quell'unico aereo che non riuscirà ad raggiungere l'obiettivo, che se non ricordo male era lo United Airlines 93, ma adesso non vorrei sbagliarmi perché qua con tutte queste sigle, queste cose. Sì,
United Airlines 93 si è schiantato perché? Perché i passeggeri a bordo, informati da telefonate con i loro parenti, eccetera, a terra, chi vedeva la televisione, avevano saputo che quell'aereo, come tutti gli altri dirottati quel giorno, sarebbe andato a sbattere contro un qualche palazzo. Quindi, perso per perso, hanno provato a ribellarsi. Ci sono riusciti, però in parte, perché poi non sono riusciti a prendere il controllo dell'aereo, che il dirottatore che era ai comandi, quando capì che stava per essere così sopraffatto da questa rivolta, puntò verso il basso in modo talmente violento che poi nessuno di quei passeggeri, era un pilota, riuscì a rimetterlo in assetto e quindi si schiantò a terra. Questa è la versione ufficiale. Tanti, lo spirito critico di molti cosiddetti cospiratori o complottardi portò a tutta una serie di dubbi di cose. Qui vorrei fare una piccola parentesi, sperando che nessuno si arrabbi, perché è una parentesi che cerca di essere più neutrale possibile. C'è questa idea, e ambasciatore non porta pena, per cui non prendetevela con me, che internet sia piena di complottardi pazzoidi. Il complottarda, così definito in senso ironico e dispregiativo, è uno che crede a qualunque follia, solo perché l'ha vista in qualche sito internet, e che pensa che il mondo sia più o meno a rovescio, cioè tutto quello che compare sui giornali in TV è sempre costantemente una bugia. Ora è chiaro che, esposto in questi termini, questi complottardi sono dei pazzoidi ridicoli. Però, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e dire che questa ricostruzione è fatta da chi ovviamente non crede mai a queste cospirazioni. Io mi ricordo ancora una volta, anche perché non è che ci è successo molto tempo fa, in effetti, è successo pochi mesi fa via email, di una persona che mi ha scritto e mi ha detto: ma tu ci credi ai complotti? Che è una domanda, con tutto rispetto per questa persona che segue il mio canale e io quindi voglio molto bene a questa donna, ma che mi ha fatto un po' sorridere quantomeno, perché che domanda è? Tu credi ai complotti? Cosa vorrebbe dire? Che devo crederci a tutti o a nessuno? Come se fosse credere in Dio? Perché oddio, Dio o c'è o non c'è. Non è che si può dire che Dio ci fa, cioè scherziamo, è un intelligentissimo se c'è, non può essere uno che... No, Dio o c'è o non c'è. In quel caso sì. Ma nel caso dei complotti che vuol dire? Io credo che in alcuni casi persone potenti possano accordarsi per fare qualcosa di illegale che porti a loro un vantaggio e per nasconderlo all'opinione pubblica, perché non vogliono essere arrestati, inventino una realtà parallela, cioè non dicano la verità, ma si inventano altre descrizioni dei fatti conosciuti per scamparla. È una definizione per me minimale, diciamo, di complotto. In quest'ottica sì, secondo me i complotti esistono, anche perché, diciamo la verità, molti dei casi di corruzione che abbiamo avuto anche in Italia sono dei piccoli complotti in un certo senso. Poi certo, se uno pensa che il complotto deve essere per forza quello che coinvolge Obama, il Papa e Bill Gates che si incontrano in un'isola a forma di teschio e decidono di far credere al mondo che il cielo sia azzurro mentre invece magari è rosso, quello è un complotto del cazzo che non ha alcun senso, anche perché ci deve essere un movente che serve a convincere del colore del cielo, cioè se va niente. Quindi sicuramente ci sono complotti pazzeschi, folli per le premesse stesse, ma che persone potenti a volte ci raccontano delle bugie per nascondere le loro malefatte, ma mi sembra una cosa così fantasiosa. Per cui insomma io non ho potuto rispondere a quella domanda, tu ci credi ai complotti? L'unica risposta è dipende. Dipende di cosa stiamo parlando. Bisogna analizzare la situazione, capire se questa realtà alternativa, cioè questa realtà che dovrebbe stare dietro quella raccontata, è plausibile, se c'è un movente, se era possibile tecnicamente realizzarla per chi ha organizzato il complotto. Vedere se ci sono dei riscontri nella realtà. Quindi dipende. Alcuni, tra virgolette, complotti ci credo, ad altri no. Vediamo adesso ad analizzare questo che potrebbe essere un po' la madre o il padre di tutti i complotti. Praticamente le teorie cospirazioniste non danno nessuna fiducia, nessun credito alla versione ufficiale, al punto che praticamente non credono quasi a nessuno degli elementi raccontati. E qui incominciamo a fare appunto un'analisi di tutte queste anomalie, misteri o dubbi, incominciando dal primo, quello che in apparenza molti non avrebbero mai messo in dubbio. Eh sì, questo qua è il primo dubbio, un po' in ordine anche così quasi cronologico dei tanti del racconto delle torri dell'11 settembre, e è forse quello più strano per la maggioranza delle persone. L'idea che non ci fossero nemmeno gli aerei.
sul fatto che la torre sia caduta per un'altra ragione è meglio fare un discorso a parte, ma per intanto parliamo di questo. Guardando i filmati, eccetera, alcuni si sono fatti l'idea che forse quegli aerei non c'erano, erano un semplice videomontaggio. Qui vorrei aprire un'altra parentesi, scusate, ma io faccio le parentesi quando mi viene in mente. Uno dei motivi per cui molte tesi cospirazioniste, fra cui questa dell'11 settembre, appaiono ai più ridicole e grottesche, è perché non c'è nessun rigore, non c'è un comitato della cospirazione che accetta alcune ipotesi secondarie o le boccia. Tutti collaborano, tutti hanno un computer, scrivono le loro idee e tutto viene amalgamato insieme, con il risultato che anche ipotesi assolutamente bislacche finiscono come delle specie di emendamenti a una legge a finire insieme alla grande teoria cospirazionista, molto spesso però screditandola. Perché a volte sono così strampalate che rendono ridicolo il tutto, quando invece non c'è una unica specifica teoria cospirazionista, ma tanti elementi strani che sono stati notati, e poi sì, tante ipotesi, che ognuno ha le sue ipotesi, che sono diverse, perché difatti, come vedremo, alcuni cospirazionisti danno per scontato che quegli aerei c'erano davvero, altri invece dicono forse non c'erano nemmeno gli aerei. Tanto per darvi un'idea di come tesi assolutamente bizzarre contribuiscano, diciamo, a screditare la tesi cospirazionista complessiva, c'è quella che ho sentito. Secondo questa teoria, difatti, è prassi comune, si badi bene, prassi comune, lo sanno tutti questo, quando si costruisce un palazzo di grosse dimensioni bisogna fornire un progetto di demolizione, perché se poi dopo cambi idea, il palazzo incomincia a essere un po' invecchiato e lo vuoi buttare giù, bisogna che sia possibile buttarlo giù. E allora una delle procedure standard è quella di piazzare nelle fondamenta delle microcariche termonucleari, cioè piccole bombe atomiche, no? Lo sanno tutti questo, cioè anche sotto il Pirellone a Milano ci sono le bombe atomiche. È una teoria un po' strana, no? Anche se indubbiamente sarebbe pratico. Il giorno in cui lo vuoi abbattere, fai in fretta. Azione le cariche termonucleari, c'è cioè il fungo atomico, la città è tutta radioattiva, però te la sei sbrigata proprio in fretta, il palazzo è battuto. Ve lo racconto come piccolo intermezzo comico questo, ma per farvi capire come sia, diciamo, facile rendere ridicola una teoria cospiratoria parlando di queste bislacche teorie secondarie. Bisogna fare una cernita, alcune sono assolutamente ridicole, altre sono un po' più plausibili, bisogna analizzarle separatamente. Ora chiudiamo la parentesi e torniamo al discorso. Vi dico subito, per me questa idea che non ci fossero gli aerei fa parte delle cose un po' ridicole. Come è nata questa idea? Beh, io credo che sia nata guardando i video, ovviamente, che all'inizio erano uno solo, poi ne arrivarono anche altri. Guardando il video, il modo in cui gli aerei entrano nelle torri, alcuni pensarono, c'è qualcosa di strano. Un aereo che va a sbattere contro un palazzo non si comporterebbe così. Cioè, in pratica, tu che hai avuto questa sensazione mi dici che, dall'alto della tua esperienza in quel settore particolare di aerei che sbattono contro i palazzi, non ti risulta così standard l'entrata di quell'aereo nel palazzo. Ma a sto punto mi viene un dubbio. Esattamente, quantificando questa tua esperienza, no? Quante volte hai visto un aereo entrare in un palazzo o sbattere contro un palazzo? Vogliamo fare un numero, una cifra tonda, diciamo zero, che è più tonda di così? Cioè, non hai mai visto un aereo sbattere contro un palazzo, non hai una reale esperienza, quindi non puoi sapere, questo vale anche per me ovviamente, che cosa accade. È lì che nasce un po' l'inganno. Tu guardi queste immagini e dici, mi sembra strano, perché ognuno si fa le sue idee. Ognuno poteva immaginarsi in termini ipotetici un modo diverso della dinamica. Qualcuno avrebbe potuto immaginare che andasse più o meno così, che è una roba un po' da cartone animato, se vogliamo, no? L'aereo sbatte il naso contro il palazzo e poi cade giù a piombo, tutto spatasciato come fosse un uccello che si è sfantacciato sulla parete del palazzo. Qualche altro non si concentrerebbe neanche sull'impatto in sé, che magari accetta anche l'idea che l'aereo entri nel palazzo, ma poi si aspetta di vedere qualcosa dopo, una cosa di questo tipo. La sagoma è perfetta, e lasciatemelo dire, anche questo è un po' da cartone animato. Nei cartoni animati, quando Willy il Coyote, eccetera, corrono a tutta velocità, ma più che altro, sì, Willy il Coyote è quello che sbatte, si fa male sempre, quando sbatte contro porte, persino contro muri, a volte addirittura le montagne, lascia un'impronta che è il suo esatto profilo in quel momento, no? Perché
però sono cartoni animati. Nella realtà lasciare l'impronta precisa potrebbe accadere solo se questi palazzi fossero fatti di marzapane. Per cui, insomma, uno dice è strano. Sì, è strano, ma tu non sai realmente cosa accade, per cui non doveva, secondo me, suscitare tutti questi dubbi. È strano, comunque lo riconosco anch'io. Anch'io non avevo esperienza del settore, per cui mi è sembrato strano. Sembrava quasi che le torri fossero fatte più che di marzapane, di budino, materiale budinoso, come il pongo. Per cui l'aereo entra e poi se la ingloba completamente, l'aereo non c'è più. La torre è quasi integra, c'è una piccolissima fessura che fra l'altro sembra quasi più piccola dell'aereo che l'ha causata. È strano. Però perché considero comunque assurda questa idea che ieri non c'era nemmeno? Perché in questo caso è ridicolo pensarlo. Voi pensate ai testimoni oculari che c'erano quel giorno. Questo è accaduto a New York, non nel deserto del Sahara, una delle zone con la più alta densità di popolazione del mondo, tutti lì con i gomiti in bocca questi. Era pieno giorno, cioè pieno giorno nel senso che c'era una luminosità perfetta. Possiamo anche dire che non tutti i newyorkesi vanno sempre in giro col naso per aria, per cui magari il primo aereo che entra nella torre, la Torre Nord se non erro, magari se lo sono perso, per cui hanno sentito il boato, hanno alzato lo sguardo, hanno visto l'esplosione, ma l'aereo non l'hanno visto, per cui uno può immaginarsi altre ipotesi. Ma la seconda collisione, a quel punto c'era veramente mezza New York che stava guardando le torri, più esattamente quella torre che aveva questo incendio. E quando tutti stavano con gli occhi al cielo è arrivato l'altro aereo e l'hanno visto con i loro occhi, non tramite un video che poteva essere stato camuffato, taroccato. Per cui no, mi spiace, ma questa idea che non ci fossero quegli aerei è ridicola, perché i testimoni oculari probabilmente erano alcune migliaia, non centinaia, migliaia. L'unica cosa che si poteva fare, e alcuni cospirazionisti hanno fatto, è stata una cosa un po' ridicola, che è un po' la storia di quell'avvocato che per difendere il suo cliente dall'accusa di furto, di aver rubato un portafoglio, dice: ma vostro onore, lei mi porta qui una persona che ha visto il mio cliente prendere il portafoglio, ma che importa? Io potrei portarle qui milioni di persone che non l'hanno visto prendere il portafoglio. È una barzelletta, non fa molto ridere, lo so, ma è per farvi capire il ragionamento. Alcuni cospirazionisti che cosa hanno fatto? Hanno intervistato, cioè raccolto le interviste di molta gente di New York, che guarda caso erano quelli che si trovavano nel lato opposto rispetto all'entrata dell'aereo, e hanno chiesto a loro cosa hanno visto. Loro hanno detto: io non ho visto nessun aereo, a un certo punto ho visto l'esplosione. Questa per loro è una prova che non c'era l'aereo, ma c'è una spiegazione semplice perché non l'hanno visto. Erano impallati dalla stessa torre, visto che l'aereo è arrivato dall'altra. Quello che taglia la testa al toro è che tutti quelli di New York che stanno dall'altra parte l'hanno visto l'aereo, a migliaia. Alcuni hanno fatto anche filmati da tutte le angolazioni. Quindi no, lasciamo stare questa cosa folle e insensata. Gli aerei c'erano indiscutibilmente, sono entrati in quelle torri. Rimane però ancora un dubbio. È stato quell'impatto degli aerei a causare il crollo delle torri? Perché su questo si discute molto. Allora, il dubbio è questo appunto, no? Che il semplice fuoco causato dal carburante, eccetera, di questi aerei non poteva generare una temperatura tale da far fondere, quindi andare oltre, diciamo, i 1600 gradi, l'acciaio, la struttura portante interna, basata su 47 colonne di acciaio, ognuna di un metro per mezzo metro. Secondo questa idea, quindi, non può essere stato quel fuoco a causare il collasso. E quindi c'è un'altra ragione. L'ipotesi era che il palazzo fosse stato precedentemente minato con quelle tecniche che sono appunto quelle del crollo controllato, dell'abbattimento controllato di un grande palazzo, come abbiamo anche visto, perché in effetti è vero, i grandi palazzi li abbattono così, non è che stanno lì con la palla, lì la ruspa, quel che è, muro per muro. E quindi nasce questa idea. Perché sono così convinti che non potessero crollare per quel fuoco? Per calcoli teorici. Calcoli teorici secondo cui la temperatura all'interno non poteva essere così elevata da far sciogliere l'acciaio. Qui vedete, potrei parlare per ore, più che altro citando altre fonti, perché non è che io conosca in dettaglio questi aspetti. Però preferisco fare un discorso più generale. Qua si parla proprio di simulazioni.
La fisica di per sé non lascia lo spazio a interpretazioni, sono formule matematiche applicate allo studio dei fenomeni, quindi dovrebbe essere precise. Ma un palazzo con una struttura così complessa, un aereo che a una certa velocità entra, con una certa quantità di carburante, con una certa quantità di arredi, con una certa quantità di ulteriore carburante che potevano essere certi gruppi elettrogeni che potevano essere presenti nel palazzo, più le eventuali condutture del gas e di altre cose. Cioè, sono così tante le variabili in ballo che veramente non è possibile essere così assolutamente certi di quello che, diciamo, accadrebbe in termini ipotetici in una situazione di questo tipo. Non posso quindi entrare in tutti questi discorsi, vi posso dire che personalmente credo che ci sia un motivo per cui la simulazione viene fatta rientrare nel campo delle teorie più che della pratica. Teoria è una cosa, poi la pratica va per conto proprio a volte. Alcune cose da dire. Alcuni hanno cercato di rendere un po' più pratico il discorso, e questo mi piace ovviamente, dicendo se fosse possibile eccetera eccetera che il fuoco danneggi e faccia crollare, come mai ci sono stati diversi palazzi che sono stati colpiti, cioè stati colpiti non tanto da un aereo, ma che hanno avuto un incendio e che è durato magari molto più tempo di quello delle Torri Gemelle, che alla fine è stata una 54 minuti e l'altra 102 minuti come tempo dall'impatto al crollo, se non ricordo male. Come mai in altri casi, in tutti gli altri casi di palazzi colpiti da un incendio, questi non crollavano, se non in minima parte soltanto i primi piani, i piani più alti? È una cosa interessante da considerare, e difatti consideriamolo un po' questo aspetto. Qui vedete il solito problema, è un po' il problema che dicevo prima di non sapere cosa accade quando un aereo colpisce un palazzo. Non abbiamo esperienze dirette e quindi dobbiamo buttarci un po' a indovinare. In questo caso il problema è che gli esempi presi non funzionano molto bene. Molti di questi palazzi, difatti, sono dei veri nanetti, nanetti rispetto alle Torri Gemelle. Alcuni sono di solo 20 o 30 piani, rispetto ai 110, 410 metri, mezzo chilometro di altezza delle torri. Avevano alcuni, solo i più bassi sto parlando, una struttura portante che non era di acciaio, ma di granito o cemento, magari anche cemento armato, ma con piccole strutture metalliche all'interno. Il grosso della portanza, della capacità di reggere il peso, era il cemento o il granito o il calcestruzzo. Voi capite che è tutto diverso. L'acciaio sarà più forte del calcestruzzo per alcune cose, ma parlando di temperatura di fusione, i metalli si sciolgono, il calcestruzzo no, si fanno le barriere delle fornaci, delle acciaierie con questi materiali dell'edilizia. Quindi è ovvio che un incendio non fa crollare, quantomeno non con la stessa dinamica delle strutture portanti che si sciolgono, un palazzo. Per cui molti di questi esempi non reggono, perché il palazzo era costruito seguendo sistemi ingegneristici completamente diversi, con materiali diversi. L'unico esempio che un po' si avvicina, e si avvicina anche parecchio, diciamo la verità, è quello dell'Empire State Building, che è stato colpito nel lontano 1945, guarda caso, da un bombardiere, un B-25, una fortezza volante, un aereo che per dimensioni può ricordare un po' un Boeing 747. E quindi anche questo è importante, perché avevo dimenticato di dirlo, ma vale la pena farlo, il discorso, no? È una parentesi, abbiate pazienza, ma non riesco a fare tutto in modo lineare, devo fare le parentesi ogni tanto. Alcuni possono dire che alcuni di questi incendi, eccetera, eccetera, sono durati decine di ore, mentre invece qui praticamente è bastata un'ora e mezza al massimo per buttare giù la torre. Però la durata di un incendio non ha nessuna utilità pratica, perché bisogna vedere il calore sviluppato. Quello che intendo dire è che un incendio che nasce in modo, diciamo, accidentale, tipo molto comune, fili elettrici, no? La guaina del filo elettrico, un cortocircuito, incomincia a bruciare, si attacca alla tappezzeria, a qualche tenda, si trova alle tende, alla moquette, e lentamente, sapete cosa vuol dire lentamente? Incomincia a corrodere, e incomincia già a uscire il fumo comunque. Tu incominci a misurare l'incendio da quando vedi i primi fili di fumo uscire dal palazzo, e pensi, incomincia adesso. Sì, ok, incomincia adesso, però in pratica quello che sta bruciando è un mezzo pezzo di tappezzeria, una tenda, un po' di cartaccia, qualche giornale, non è niente, come calore è nulla, è un teporino. Poi ci vorrà molto molto più tempo, e molto spesso accade in questi incendi, difatti,
che mano a mano che altre cose prendono fuoco, quelle precedenti smettono di bruciare perché hanno già consumato, diciamo così, la loro materiale proprio così, combustibile infiammabile, diciamo. Cosa succede allora? Che in pratica si danno un po' il turno questi oggetti che bruciano nel palazzo. Prima brucia una parte, poi brucia l'altra, ma il calore erogato è scarso, è ridotto e quindi crea pochi danni. Nel caso di Torri Gemelle non so quanti quintali di carburante sono esplosi contemporaneamente, creando una vera fornace tipo acciaieria, diciamo. E quindi un incendio che esplode di colpo al massimo della potenza, incendia contemporaneamente tutto quello che può prendere fuoco, crea un calore immensamente superiore. Chiudiamo la parentesi. Parliamo dell'Empire State Building, perché in effetti la cosa interessante è che non solo l'Empire State Building era anche quella una struttura tubolare in acciaio, quindi analoga a quella, anche se costruita molto prima, a quella delle Torri Gemelle, ma anche è stato colpito da un aereo, un bombardiere addirittura, un B-25, speriamo che non avesse le bombe a bordo addirittura, che siano esplose. Per cui anche lì è scoppiato un incendio in modo istantaneo, un incendio che possiamo definire super caldo rispetto agli incendi da 4 soldi di la moquette che si infiamma pian pianino così. Quindi sì, è vero, ci sono moltissime analogie e in quel caso l'Empire State Building non crollò. Però adesso incominciamo a analizzare un po' le differenze tra l'Empire State Building e le Torri Gemelle. In apparenza le differenze di dimensioni, a raccontarle in termini numerici, non erano poi così grandi. Torri Gemelle 110 piani, 410 metri. Empire State Building, 102 piani, 381 metri. Ok, l'Empire State Building è un po' più piccolo, però tra 110 piani e 102, tra 410 metri e 381, bisogna ammettere che in percentuale la differenza è piccolina. Sono quindi due palazzi compatibili come caratteristiche. Però poi andiamo a vedere quella che è la fisionomia e la struttura, anche solo esterna, di questi due palazzi. Qui lo vediamo come semplice schema preso da Wikipedia. Qui possiamo notare che cosa? Che mentre le Torri Gemelle sono omogenee e monotone nella struttura, tutti i piani hanno la stessa larghezza, la stessa portata e peso, l'Empire State Building è fatto, se osservate bene, qua non si vede benissimo da questo piccolo dettaglio, ma con una forma quasi piramidale. In basso la base è più larga, perché deve reggere più peso a tutto quello che sta sopra. Poi c'è una fase un po' più stretta, poi un'altra ancora più stretta. Questo è un sistema saggio di costruire i palazzi, perché c'è una logica. Non ha senso fare l'ultimo piano e il primo piano identici, sia come peso che come capacità di sopportare peso, perché è una cosa tutta diversa. Quello che sta in fondo è quello che deve reggere il peso di tutto il palazzo. Quello che sta in cima non deve reggere nessun peso, solo l'aria. E però è importante che quelli che stanno in alto non pesino troppo su quelli che stanno sotto. Insomma, vabbè, è una cosa fatta un po' in fretta, ma è per dire che gli egiziani ci hanno visto bene. Non a caso, che io sappia, a parte le caverne, insomma, scavate dagli primitivi, parlando di costruzioni complete, le piramidi sono quelle che sono resistite più a lungo nella storia dell'umanità, perché è una struttura favolosa, perfetta. L'Empire State Building, a vederla, non è che sembri una piramide, ovviamente, è una piramide molto allungata, ma se voi osservate soprattutto la parte, diciamo la metà in alto, vi rendete conto del trucco. Sì, il trucco, perché quando hanno fatto quel palazzo hanno voluto farlo, e difatti in quel momento, perché fosse il più alto del mondo, per battere il record. Ma per entrare in Guinness dei primati, quel furbacchione del progettista, che cosa ha fatto? Osservate, ha attaccato un palo lunghissimo, un'antenna gigantesca, come per dire questa è l'altezza del palazzo. Non solo, ma se osservate meglio i dettagli della parte superiore, diciamo del terzo superiore del palazzo, vi rendete conto che sotto questa punta lunghissima c'è una parte che è di costruzione, che quindi viene conteggiata in un certo senso come piani, ma che in pratica ha le dimensioni più o meno di un faro, no? Sapete i fari, tipo il guardia del faro, no? Nel senso che è una cosa a base circolare, una specie di camino, che però all'interno ha le sue finestrelle, quindi si può entrarci con una scala. Sono un po' trucchetti, diciamo. Ma il punto qual è la differenza fondamentale? Che in pratica, nel punto in cui è stato l'impatto, che vi faccio vedere dov'è, è ovvio che nel caso dell'Empire State Building il peso che dovevano sopportare le strutture, diciamo, danneggiate e logorate dall'incendio, era enormemente più basso di quello sopportato dalle Torri Gemelle, perché nel caso delle Torri Gemelle si trovavano sopra degli altri piani esattamente omogenei come dimensione, quindi peso e tonnellate, migliaia se non centinaia di migliaia di tonnellate, di quelli seguenti, di quelli più in basso. Nel caso dell'Empire State Building invece
L'aereo colpì nella parte più alta, diciamo, dell'edificio vero e proprio. Sopra aveva soltanto questa specie di camino, chiamatelo come volete, io lo chiamo faro come costruzione, e poi questa antenna metallica, ma non c'era un granché da reggere come peso. Questo per me ha fatto la differenza. Poi lo so, stiamo parlando di ipotesi, è quello che vi dicevo. Vedete, noi potremmo fare simulazioni usando i computer e chiamando ovviamente persone più esperte di noi, fisici, ingegneri, architetti. Dargli tutti i dati del mondo, dividerli in gruppi, in modo autonomo ognuno di loro, con i loro computer e le loro conoscenze, fanno le loro simulazioni per dirci cosa accadrebbe se un aereo in questa quantità di carburante cadesse a questo piano, eccetera. Voi avete un dubbio, ma sta dicendo anche il più piccolo dubbio, che ci sarebbero risultati diversi, che alcuni direbbero il palazzo non crolla, altri direbbero che crolla, e tra quelli che direbbero che crolla, alcuni direbbero crolla dopo un'ora, altri direbbero crolla, crollerebbe se passasse un giorno delle fiamme. Sono troppe le variabili in gioco, si sfiora l'entropia quasi. Vi sto dicendo non che io so per certo che l'Empire State Building non poteva crollare, che le Torri Gemelle dovevano crollare, vi sto dicendo che è un'incognita, non è chiaro come alcuni vogliono far credere, non basta fare un calcolo che è teorico della temperatura che c'era all'interno e conosce la temperatura teorica della fusione dell'acciaio. Ma voi pensate a questo, tra le argomentazioni usate per sostenere che non potevano crollare quelle torri, ci fu quella del, come posso dire, la dichiarazione di conformità, non lo so, i documenti portati dal costruttore delle torri, che praticamente diceva che le sue torri, costruite da lui, dalla sua azienda, erano favolose. Non so se avete mai sentito la parola, il modo di dire parole di mercante. Succede che quando qualcuno ti vende qualcosa, che ha fatto lui specialmente, ti dirà che è bellissimo, meraviglioso, indistruttibile, è normale. Io non sto dicendo che mentisse spudoratamente nel raccontare tutte le cose a cui poteva resistere, terremoti, aerei che colpiscono le torri, tornado nel senso di uragani, no? Probabilmente avranno scritto nelle varie note anche Godzilla, casomai fosse ricapitato a New York. Potevano scriverlo, tanto chi l'avrebbe mai verificato, diciamo la verità. Dicono che hanno fatto i collaudi, voi cosa pensate che fossero questi collaudi? Che dopo aver costruito le torri ci abbiano fatto schiantaneo per vedere che succede? O che abbiano scatenato chissà come un terremoto? Non li hanno fatti così i collaudi, li hanno fatti a livello di laboratorio di singoli materiali, hanno preso una singola sezione di queste bretelle d'acciaio gigantesche e hanno provato a fonderle, hanno visto quanto tempo impiega, cose di questo tipo. Ma una cosa è farle in un laboratorio, un'altra cosa è quando c'hai sopra 20 piani che pesano centinaia di migliaia di tonnellate che premono, oltretutto dopo un urto di un aereo che poteva viaggiare 800-900 km orari, che come una bomba arriva di lato e potrebbe aver spostato qualcosina, insomma, non dico che l'abbia piegata di colpo, ma avrebbe potuto creare un peggioramento nella struttura, di certo comunque togliere la protezione, perché si parla di acciaio protetto, ma che vuol dire protetto? Cioè in pratica, visto che l'acciaio è resistentissimo per alcune cose, ma il punto debole del calore, queste strutture in acciaio sono sempre ricoperte di strumenti tipo il calcestruzzo, che potrebbero essere altri, adesso non so il nome esatto, ma comunque una cosa di questo tipo, calcestruzzo, cemento, che hanno la funzione di proteggerlo proprio dal fuoco vivo. Come dire, se anche c'è il fuoco vicino, il calcestruzzo lo protegge dal fuoco, l'acciaio dà resistenza e resiste a lungo. Però in pratica quell'aereo che entra non è riuscito a tranciare le strutture portanti in acciaio, però secondo me una bella sgrullata al calcestruzzo che stava intorno e protegge dal calore è riuscito a farla. Eh sì, perché insomma, a 900 km orari. Anche queste sono variabili che possiamo solo immaginare, ma è difficilissimo da calcolare. Per cui alla fine io non ho certezze, vi dico solo che non sono neanche certo del fatto che fosse impossibile che crollassero. Secondo me è possibile, era possibile ed è accaduto in effetti, che crollassero proprio a causa di questo surriscaldamento. Perché non ci sono veramente informazioni sicure sul livello di calore che era presente all'interno di quei piani colpiti dall'aereo, e nemmeno nessuno che sia sopravvissuto ha potuto vedere coi propri occhi che cosa è successo a queste strutture. Secondo me tutte le strutture protettive in cemento, chiamiamolo così, anticalore, erano state sbriciolate dall'impatto dell'aereo, lasciando quindi l'acciaio vivo a contatto con le fiamme. Secondo me è un'ipotesi, non si può saperlo. Adesso parliamo però di un altro aspetto. Se i cospirazionisti non credono che sia stato il fuoco, diciamo così, a indebolire la struttura d'acciaio delle torri, che cosa pensano che abbia fatto cadere le torri? Vediamo quest'altro aspetto.
L'idea è che non è stato il fuoco a sciogliere strutture o far perdere importanza, diciamo, alle strutture d'acciaio interne, ma bensì il palazzo era stato minato. E quel che sembra, piano per piano quasi, quantomeno moltissimi piani dei più bassi, dovevano essere stati minati. Ci sono difatti anche dei video che sembrano confermarlo. Adesso vi faccio vedere questo video. Questo video che cosa mostra? Nella parte più in alto c'è la zona devastata dalle fiamme dell'aereo, ma più in basso, e questo accade in alcuni casi anche un momento prima che ci sia il crollo, in altri casi no, ed è interessante anche questo, si nota, vedete, queste cose evidenziate, queste piccole esplosioni, questi sbuffi di fumo che fanno collassare una finestra e lo sbuffo di fumo esce ed è visibile, anche se un po' sgranato, perché ovviamente è ingrandita, diciamo, questo dettaglio, sia in un punto che in un altro. Questo, secondo i cospirazionisti, in modo particolare, perché come dicevo non si può fare di un'erba un fascio, ci sono tante teorie differenti che si sovrappongono in modo caotico, quelli che pensano che i palazzi siano stati minati dicono, vedete, questa è la prova delle cariche esplosive. Stanno, a distanza ovviamente, facendo esplodere queste cariche che una dopo l'altra tolgono le strutture portanti al palazzo. E difatti, a volte subito dopo queste cose, altre volte un po' troppo dopo, secondo me, molti minuti dopo, c'è il crollo. Quindi dicono è proprio come quando fanno crollare i palazzi in edilizia, con un crollo controllato con cariche esplosive. Allora, alcune cose da dire. Prima di tutto non è che sia proprio uguale, perché se noi andiamo a vedere, vi faccio vedere qualche filmato, in questo caso sì, di crolli controllati con cariche esplosive, si nota che la parte che collassa per prima è quella più in basso, prima le fondamenta e poi diciamo le zone esplosive vanno a salire dal basso verso l'alto. Nel caso delle torri è successo l'opposto, dall'alto hanno incominciato a collassare i piani. E c'è una bella differenza, insomma, io non credo che in edilizia nessuno oserebbe una cosa così azzardata. Anche perché sarebbe tecnicamente difficile gestire veramente il crollo in questo modo. Ma poi c'è un altro aspetto che mi sembra più significativo, quantomeno per demolire l'idea che quegli sbuffi che si vedono dalle finestre sono esplosioni. Sì, magari li possiamo chiamare esplosioni, perché le parole, insomma, capito, è un'etichetta sopra una scatola con un contenuto, ognuno si può immaginare quel che vuole in questa scatola, però vorrei farvi notare una cosa, se quelle fossero state veramente le cariche esplosive per lesionare le strutture in acciaio portanti 1 metro per mezzo metro delle Torri Gemelle. Vuol dire che la carica era così potente da poter lesionare seriamente queste strutture. Vi sembra possibile che l'unico danno che hanno creato è di far saltare il vetro di una finestra, quando le due finestre vicine sono rimaste integre? Quando la stessa zona di muratura, perché è vero che ci sono strutture portanti che io chiamo bretelle, anche se sono molto più grosse le bretelle intorno, però queste bretelle hanno uno spazio, tipo sbarre quasi. Tra le sbarre, oltre ad esserci finestre, ci sono anche zone di muratura, perché sennò stanno a vivere in una stalla questi, cioè il freddo, capito? Quindi sì, ci sono zone di muratura non portanti, tanto per tapparsi i buchi tra le bretelle. Questi muri, che non sono neanche portanti alla fine, parlando dei muri di cemento, volete che non vengano devastati da una carica esplosiva così forte da riuscire a danneggiare delle strutture in acciaio. Quello che sto dicendo è, se quelle fossero state cariche esplosive potentissime, una specie di bomba atomica davvero questa, da devastare una cosa di 1 metro per mezzo metro di acciaio, altro che la finestra, avrebbero buttato via la finestra, quelle vicine, avrebbero scardinato tutte le parti di cemento tra una balestra d'acciaio e l'altra. Si sarebbe visto, e difatti nelle esplosioni controllate si vede il muro che schizza via lontano da queste esplosioni potentissime. Ma voi lo sapete che nel 1993 ci fu un altro attentato precedente, ovviamente, al World Trade Center. In quel caso non usarono gli aerei, usarono un furgone pieno zeppo fino all'orlo di esplosivo. Si calcola più di mezza tonnellata, una cosa come 600 quintali di esplosivo. Lo piazzarono nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center. Fece una grande buca, una devastazione di una ventina di metri quasi, insomma, forse anche di più. Scardinò tutto ciò che era cemento, fili elettrici, lampade, eccetera.
uccise anche alcune persone che si trovavano nel parcheggio e ne ferì altre. Non fecero crollare nessuna torre. Le strutture in acciaio avevano resistito senza problemi. Ora io mi chiedo, ma tra virgolette, che cazzo di esplosivo hanno usato per far crollare queste torri, vorrei sapere. Se più di mezza tonnellata di esplosivo non riesce a buttare giù un supporto portante, quanto ne hanno messe piano per piano, fra l'altro? Non lo so, io non sto dicendo che sia impossibile. Immagino che ci sia un esplosivo più potente di quello che hanno usato nel 1993, magari un plastico, tipo il cos'è, C4, C5, C6, anche l'evoluzione della specie. Può anche darsi che si riesca con una quantità più ridotta, trasportabile senza un argano, perché sarebbe stato un lavorio un po' vistoso, capito, 110 piani da minare, che magari sia possibile, mi sembra strano, ma tutto è possibile, con una quantità più o meno di un paio di chili di questo fantastico esplosivo plastico, scardinare questa gigantesca storia. Però, ripeto il concetto, se avessero usato cariche così esplosive, altro che il vetro di una finestra buttavano giù. Tutto il perimetro, o comunque tutta la zona dove c'era quella carica, sarebbe esplosa in orizzontale, scardinando vetri e anche il cemento, e probabilmente dando anche una bella slargata alle strutture delle bretelle, no? Che magari non si sarebbero devastate se era in quelle interne, quindi più lontano, ma almeno un effetto di allargamento. Guardate invece il dettaglio di che cosa accade quando sta per crollare. Osservate come si piegano quelle che io chiamo bretelle in acciaio, che sono queste strisce verticali, tipo rete quasi, cancellata, che erano le strutture laterali. Si piegano all'interno, cioè praticamente, io non riesco a farlo con le mani così, devo fare così, si piegano così. E poi collassano. Ma questo è incompatibile con un'esplosione. Un'esplosione le avrebbe fatte piegare così, verso l'esterno. In realtà è proprio che si è sciolta la parte interna, ha incominciato a collassare prima all'interno e noi ancora non vedevamo, perché c'era ancora intorno alla gabbia centrale, la gabbia esterna, che ancora resisteva perché era lontana dal fuoco. A questo punto però la gabbia laterale non riusciva da sola a reggere tutto il peso e quindi tira giù il peso, si avvicinano collassando sui due lati e poi, come una fisarmonica, quasi vengono giù. È una simulazione approssimativa, ma diciamo che ipoteticamente mi suona molto più realistica che non le cariche esplosive che spaccassero il vetro di una finestra, francamente. Oltre al fatto, vedete, questo è un discorso generale, di cui non è che posso come un teorema convincervi, ma è una questione di verosimiglianza. Ma mi sembra possibile, assunto che quegli aerei c'erano, perché sono stati visti da migliaia di persone, testimoni oculari, che abbiano costruito un attentato così complicato? Quando uno fa un piano, cerca di farlo pulito, efficiente, che funzioni, che ci sia una maggiore probabilità di che funzioni, e più componenti, ingranaggi ci metti, più è facile che qualcosa vada storto. Loro avrebbero dovuto prima fare un lavoro che sarà durato mesi di minatura di tutti i palazzi, perché non ci sono solo due torri gemelli, c'è un altro palazzo, adesso parliamo anche di quello se c'è tempo, che è la torre 7, più bassa, che è crollata senza essere nemmeno colpita da un aereo, per cui anche quello è interessante. Non solo avrebbero dovuto minare tutte queste torri, ma poi in più hanno anche come diversivo, no? Perché c'era tempo da perdere, anche fatto questi aerei che per finta, colpiscono le torri, ma poi si sapeva che non avrebbero combinato danni. Non è molto realistico. Voi pensate, fra l'altro, che se avessero minato piano per piano, ci sarebbe stata una serie di esplosioni a catena subito. Eh sì, perché queste cariche esplosive hanno un innesco, no? Un detonatore. Il detonatore può essere costruito in modi diversi, ma in sostanza quello che fa è creare una scintilla, dare un piccolo fuoco iniziale a questa sostanza esplosiva. Se non lo fa il detonatore, la scintilla, lo può fare il fuoco che è tutto intorno. Se tu prendi un candelotto di dinamite o anche una bomba a mano e la butti in mezzo al fuoco, tu non strappi la linguetta e la bomba a mano, ma aspetti un po', quella esplode. Ti consiglio di non aspettare, perché esplode di sicuro. Questo vuol dire che queste cariche esplosive avrebbero dovuto esplodere per il solo fatto che l'aereo ha generato quel fuoco del carburante. Questo vorrebbe dire una cosa interessante, però, che quel fuoco, che si sviluppa ovviamente verso l'alto, avrebbe dovuto far esplodere in sequenza le cariche che stavano sopra, dei piani sopra. Eh sì, perché se questo fuoco, che genera un calore enorme, sopra, o anche nello stesso piano dove hanno colpito, ci sono tutte queste cariche esplosive, raggiunte dal fuoco, esplodono. E quindi noi avremmo visto non solo quell'esplosione iniziale che c'era ed era dell'aereo, ma pochi minuti dopo avremmo visto esplodere i piani superiori, ma noi non abbiamo visto questo. Abbiamo visto collassare quello dove c'era e tutti quelli sotto. Sarebbero esplosi i piani superiori, anche perché non c'era verso che i piloti riuscissero a centrare un piano preciso. Difatti hanno colpito piani molto diversi delle due torri, che ha avuto anche la loro influenza. Parliamo anche di questo, perché una cosa interessante, curiosa, diciamo,
che secondo alcuni è una prova della cospirazione, ma la cosa ironica, vedete, è che non basta che ci sia una stranezza per dire stranezza uguale cospirazione, bisogna anche trovare una spiegazione tua alla stranezza che confermi la cospirazione. In questo caso invece questa stranezza che c'è, perché è una stranezza in apparenza, sembra smentire la cospirazione. La stranezza qual è? In pratica il primo aereo colpisce a Torre Nord, il secondo aereo colpisce a Torre Sud ovviamente e è passato circa un quarto d'ora. Questo vuol dire che la Torre Nord incomincia a bruciare prima e dopo la Torre Sud, dopo un quarto d'ora. Ma quale delle due torri crolla per prima? La Torre Sud, quella colpita per seconda. Non so se capite la logica. Non c'è la logica, c'è un paradosso. Sì, questa è la teoria ufficiale. Il fuoco fa danneggiare, eccetera, questa struttura in acciaio. Perché la torre che viene colpita per prima e che arriva a bruciare per più di 100 minuti non crolla subito, crollerà 102 minuti dopo, mentre l'altra torre colpita più tardi, quindi col fuoco che brucia, diciamo, da meno tempo, crolla prima, 54 minuti dopo è stata colpita? È un paradosso della fisica in apparenza, e infatti è interessante parlare anche di questo. La cosa interessante è che ovviamente alcuni cospirazionisti hanno notato questa anomalia e quindi hanno usato il loro teorema, stranezza uguale prova della cospirazione. Sì, ma mi spieghi qual è questa prova? Se hanno minato il palazzo e potevano decidere quando far crollare le torri, perché sono stati così imbecilli da far crollare per prima la torre colpita per ultima? Cioè, hanno solo due bottoni davanti, non sono riusciti neanche a capire quello. È una cosa assurda. In un certo senso, vedete, questo crollo così anomalo, ma che poi ha una spiegazione, come vedremo, va contro la cospirazione. Perché se davvero loro avevano tutti questi esplosivi e quindi la possibilità di decidere quando far crollare le torri, non avrebbero aspettato 102 minuti per la prima e 54 minuti per la seconda. Avrebbero cercato di simulare fisicamente, simulare un crollo fisico, e quindi avrebbero fatto, diciamo, per far cifra tonda, crollare ogni torre, diciamo, dopo un'ora. Questa è colpita da un'ora, è tempo di buttarla di sotto, è cotta a puntino, tac, e crolla tutto. Adesso è passato un'ora anche con l'altra, tac, e crolla tutto. Questo avrebbe avuto un senso, per coprire il loro misfatto. Invece fanno una cosa folle. Una cade la metà del tempo, nella metà del tempo, dopo è stata colpita dell'altra. Perché? In realtà c'è un motivo, vedete. Anche questo sembra un paradosso. Ma più che una prova della cospirazione, è solo una prova che è stata la fisica a far decidere quando crollare con le torri. Se noi infatti osserviamo il punto in cui è stata colpita la Torre Nord, quella colpita per prima e che ha resistito più a lungo, e poi vediamo invece il punto d'impatto nella Torre Sud, quella colpita per ultima e crollata per prima, ci rendiamo conto che la Torre Sud è stata colpita molto più in basso. Questo vuol dire che laddove il fuoco danneggiava strutture portanti, i piani da sopportare al di sopra erano di più vuol dire più peso, migliaia di tonnellate in più. La Torre Nord invece è stata colpita pochi piani sotto la cima e quindi aveva pochi piani di peso da reggere. Alla fine, più che il calore come fattore, ha influenzato il peso. Si può dire, per specificare meglio, per chiarire meglio questo concetto, che se per assurdo uno di questi aerei avesse colpito solo l'ultimo piano di una torre, cioè proprio il 104° piano, quella torre probabilmente non sarebbe crollata, perché non aveva nessun peso sopra da reggere, solo il cielo. E quindi sì, si sarebbe danneggiato quel piano, ma non c'era motivo che crollasse tutto. Invece è stata colpita più in basso. Potremmo anche dire che se uno di questi aerei avesse colpito quasi alla base le torri, cosa tecnicamente impossibile perché c'è un sacco di palazzi intorno, ma diciamo per assurda, se l'avesse colpita, diciamo, al terzo o quarto piano, sarebbe crollata in pochissimo tempo quella torre, perché il fuoco avrebbe avuto lo stesso effetto. Ma le tonnellate da reggere sotto pressione erano immensamente di più, e questo perché, io ripeto, quella costruzione delle torri, secondo me, non è razionale a farla così lunga e stretta, senza un po' di struttura piramidale o scelta di materiali diversi mano a mano che si sale. Quindi c'è un motivo per cui la torre colpita per ultima è crollata per prima. Aveva più peso da sopportare la zona lesionata. Però questa, vedete, è una spiegazione della fisica e dell'ingegneria, non di uno che c'ha in mano un pulsante col detonatore da far esplodere. Quindi no, in quel senso non c'entra. Non mi sembra logica la cosa del minare.
Parliamo della torre numero 7. La torre numero 7 è molto molto più bassa, adesso non mi ricordo neanche più quanto è, ma è una nanetta rispetto alle altre, sarà stata 20 o 30 piani, non lo so. Difatti nelle immagini complessive non si vede quasi, in quelle panoramiche. Crollò anche quella, era vicina. La teoria ufficiale dice che fu colpita dai detriti delle due torri, soprattutto quando sono crollate, ma anche prima, nel momento dell'impatto, ci furono delle cose infuocate, lanciate tutto intorno, e alcune finirono proprio sulla torre numero 7. Secondo i cospirazionisti, il fatto che sia crollata senza la mancanza di un aereo che la colpiva è la prova del 9. Vedete che crollano non per gli aerei, ma perché sono state minate. Sì, d'accordo, capisco questa logica, però lasciatemi dire che allora voi pensate che queste che hanno creato questo complotto sono da un lato onnipotenti nel fare cose complicatissime, dall'altro lato sono dei perfetti imbecilli che sbagliano tutto quello che possono sbagliare. Se loro volevano usare l'aereo che colpisce come copertura per il crollo, perché questa non l'hanno colpita con l'aereo e l'hanno fatta crollare? Si sono traditi allora. Così come perché farle cadere in tempi sbagliati, come abbiamo già detto. In verità, vedete, i cospirazionisti dicono: questo palazzo era quasi integro, è stato colpito da piccole schegge insignificanti, non c'era motivo che crollasse, e ci fanno vedere questa facciata del palazzo. Se noi guardiamo l'altra facciata del palazzo, vediamo com'è ridotta. Quei pezzi di cemento, di cose infuocato che venivano giù come meteoriti, a distanza di quasi 200 metri d'altezza come differenza di altezza, anzi più di 200 metri d'altezza, sfondavano il soffitto, sfondavano anche qualche pavimento e creavano il fuoco, hanno incendiato come le palle infuocate medievali con cui si, con le catapulte, sapete, buttavano all'interno della mura di cinta delle città, e hanno devastato sia la struttura in alto, ma con incendi continui. Fra l'altro, in quelle torri c'erano molti gruppi elettrogeni. Un gruppo elettrogeno è quello che serve per avere energia elettrica quando non c'è quella di rete, diciamo. Gruppo elettrogeno vuol dire un motore molto grosso, tipo però quello di un'auto più o meno, cioè a scoppio, carburante per farlo funzionare, poi il motore gira, invece di far girare le ruote, fa girare una cinghia di trasmissione che fa girare una grossa dinamo come quella delle biciclette e crea energia elettrica. È un modo per essere autonomi, lo hanno gli ospedali per esempio, ma molte agenzie, e lì c'è persino i servizi segreti, pensate un po' che bello, cioè una sede, una dei tante sigle, gli americani ci piace fare delle americanate, c'hanno 200 sigle di servizi segreti, avevano questi gruppi elettrogeni, con molto carburante per farli funzionare per tantissime ore. Questi incendi hanno fatto esplodere, ci sono sentite queste esplosioni, difatti, in questa torre, e a un certo punto hanno incominciato a crollare. Ovviamente, lo so, uno può pensare che invece sono state minate, però ripeto, per me è veramente poco realistica questa storia, anche perché avrebbero fatto un complotto organizzato malissimo, per i motivi che ho appena detto, si sarebbero fatti beccare in modo molto sciocco quando potevano fare le cose molto meglio, per esempio. Cioè accettare ufficialmente che i terroristi abbiano messo delle bombe nei palazzi. Che problema c'è, scusa? L'abbiamo già fatto nel 1993, possono averlo rifatto nel 2001, senza creare queste complicazioni incredibili degli aerei che, secondo la teoria cospiratoria, erano soltanto un diversivo quasi, perché poi le torri crollavano per un motivo diverso.